siamo sulla strada. Ho lasciato Kruševac da una quarantina, cinquantina di chilometri, tutti piatti. Adesso c'è una salita di 8 chilometri che dovrebbe, spero, essere l'ultima in territorio serbo. Poi vediamo, perché non si sa mai, spunta sempre qualcosa dietro l'angolo. Più o meno un'oretta, no, 45 minuti che non trovavo paese, ho finito l'acqua, trovo un paesino, mi fermo a chiedere acqua a una casa, il signore mi dice di entrare, poi mi porta una birra fresca, quindi un sogno, e ci siamo messi a chiacchierare non so di cosa, perché lui parlava serbo, io parlavo italiano, comunque ci siamo capiti. Questo qua deve essere stato a lavorare in Austria, a Innsbruck, poi ha dei colleghi, credo muratori, a Bolzano, e me l'ha raccontata per un po', penso di aver capito qualcosa, se non ho capito fa lo stesso. E comunque una birretta fresca così dal nulla fa sempre piacere. Ale! Incredibile, uno slavas di 10 minuti completamente lavato, adesso c'è il sole. Direzione Bulgaria. Là dietro quella collina c'è la Bulgaria. Credo una decina di chilometri e si cambia frontiera. Wow, sembra incredibile, però sono arrivato anche fin qua. Troppo bello. Ho fatto troppo ridere. Poliziotto alla frontiera bulgara ha preso il passaporto, l'ha guardato, mi ha guardato in faccia, ha fatto, mi ha dato il passaporto e mi fa ciao. Non finisce più oggi eterna, mi sa che mi avvicino al mio record di chilometri in bici. Ultima frontiera a breve, brevissimo. Tra Bulgaria e Romania c'è il Danubio che fa da divisore, e c'è un ponte a pagamento per macchine e camion, è gratuito per pedoni e ciclisti, quindi andiamo a vedere.
la Romania è raggiunta. Figata. Adesso un drittone incredibile fino a Craiova, dove stasera ho trovato come warm shower ospitalità. Super stradona, ma è figo perché c'è questa specie di corsia, quindi vado tranquillo. Craiova raggiunta. Adesso sto cercando la casa, in pratica sono ospitato da Vasile, un warm shower che non c'è, e mi ha fatto avere le chiavi tramite la mamma della ragazza. Sono andato a prendere la casa, adesso sto andando a casa, quindi sono a casa sua, lui non c'è, e domattina da qualche parte gliele lascerò. Questa è la cosa bella di warm shower, quindi alla grande. Oggi dura dura, ho le gambe cotte e boh, vabbè, tanto vado con calma e da qualche parte arrivo. Una pedalata alla volta, si dice così, no? Oggi giornata pallosa, tutta su sta strada. Gli unici inconvenienti, cani randagi che appena vedono una bici saltano su, ma per fortuna non troppi oggi, a differenza di ieri e l'altro ieri. Sono arrivato a Pitesti e adesso vediamo dove dormire. Mi sa che mi tratto bene stasera perché sono un po' cotto. È andata, dai! Mattinata transitoria oggi, una tappa corta perché domani mi aspetta il salitone e sono un po' sagrinà per domani, ma perché sono un po' cotto, però appunto oggi ho scelto di fare una tappa di una settantina di chilometri, inizio a prendere leggermente quota, poca roba, però è così, su stradone, però almeno non è più il piattone dei giorni scorsi che era abbastanza noioso. Adesso tra un quarto d'ora faccio pausa pranzo, ma me la prendo proprio con calma. Dai che ci siamo quasi, Ale! È cambiato decisamente il paesaggio, molto più figo questo, e infatti ho iniziato a salire.